Ciao, ciao a tutti, come va? Spero che abbiate passato una buonissima Pasqua. Io sono stata con la mia famiglia, col mio nipotino, è bellissimo, ci voleva perché poi insomma attraverso un periodo leggermente frenetico e quindi ci voleva veramente. Allora, cosa facciamo oggi? Vado abbastanza veloce perché il video dura un po' ma ne vale la pena, cioè io sono estasiata dal progettino che ho voglia di proporvi oggi. Allora, si tratta di un omaggio ad un designer sconosciuto, non ho la più pallida idea di chi sia la persona che si sia inventata questa cosa a livello proprio di design, ma sappiate che c'è tutta la mia stima e quindi è un omaggio con il tocco Miriam Biglioso, mettiamola così, perché non è una replica, cioè nel senso io non amo fare repliche, altrimenti non starei nemmeno qui a proporvi ideuzze. Si tratta di una cosa che ho visto fare ogni tanto relativamente alla lavorazione della pelle, un portamonete, come avete letto tranquillamente. Io chiaramente non lo faccio di pelle, utilizzo sempre materiali poveri, materiali che nascono con uno scopo e che però io amo che acquisiscano un altro scopo nella loro vita, no? Quindi oggi torniamo a parlare per chi mi conosce, per chi non mi conosce ovviamente capita di qua, sarà la prima volta, dei sacchetti per la raccolta differenziata, colorati, bellissimi, che attraverso una lavorazione particolare danno vita in effetti, a tutti gli effetti, a una cosa molto simile a livello di prestazioni ovviamente proprio alla pelle, al cuoio. A differenza del cuoio abbiamo a disposizione i colori, un'infinita gamma di colori e tutto sommato anche il fatto che otteniamo un materiale altrettanto resistente e anche impermeabile. Quindi io vi spiegherò tutto quanto passo passo, chiaramente anche per gli amici che non mi hanno mai visto fare questa cosa, però chi mi conosce ha presente questa cosina perché l'ho proposta già a detto fatto a casa di Anna Borrelli durante una sua diretta. Vi metterò tutti quanti i link qui sotto nel box informazioni per andare a rivedere i progettini presentati in queste due occasioni, che sono diverse però dal progetto di oggi ovviamente. Allora, il progetto di oggi è un portamonete, come vi ho detto, geniale, ma geniale. Io voglio conoscere chi se l'ha inventato, ragazzi, se lo sapete scrivetemelo perché io lo voglio conoscere. Guardate un po', si tratta di un semplice triangolo con due aperture, una e due, che danno accesso ad un'unica tasca. Molto capiente per tutti i nostri spiccioli e che poi siete liberi di destinare anche a qualsiasi altra cosa, insomma. Infatti poi se apro la tasca che c'è dal lato opposto ho accesso, ripeto, alla medesima tasca. Tra l'altro oggi l'oggetto è unisex, cioè quindi per la prima volta non mi occupo di accessori solo femminili, ma una cosa del genere. Anzi, forse è più dedicata agli uomini che a volte nel proprio portafoglio mancano della taschina portaspiccioli e quindi hanno la praticità di infilarsi questa cosa in tasca. Io la uso tranquillamente in borsa, ci sono ovviamente un sacco di altre versioni perché mi ci sono divertita, è una cosa che adoro e guardate dove sta la genialata. Questo che è senza spicci, che è proprio quello del tutorial, tasca e tata. Io, boh, resto senza parole. La genialità è la semplicità, ragazzi, cioè io sono di quest'idea e lo sarò sempre. Non c'è niente da fare. Ovviamente questa è la mia versione Miriam Bigliosa a costo non zero, a costo meno 12, perché non costa proprio niente farsi questa cosina da soli. Allora vi do subito l'occorrente: abbiamo bisogno di sacchi per la raccolta differenziata dei colori che più vi piacciono, sceglieteli tranquillamente come vi pare, solo un sacco, fate in modo che sia un saccone grosso, di quelli proprio da
da cestini condominiali, insomma, i sacconi alti più o meno un metro. E gli altri sacchi per dare colore, pezzettini di sacchi rotti, insomma, sceglieteli senza nessun criterio specifico. Poi abbiamo bisogno di due pezzi di carta forno, ferro da stiro, asse da stiro. Poi abbiamo bisogno o di fustellatrice e questa pinza particolare che serve per attaccare questi bottoni automatici bicomponenti. Ve lo spiego meglio nel corso del video, vi insegno come si usa, vi dico anche dove si trova, eccetera eccetera. Oppure, in mancanza di questi tre oggetti, vanno benissimo due pezzettini di velcro adesivo. Per cui davvero pochissime cose, tanto per cambiare, per dare vita però, ragazzi, scusatemi, ad una cosa che per me, torno a ripetere, è geniale. Presentatemi chi se l'ha inventata. E niente, io spero di ricevere tante fotografie di questo, ma lo spero veramente veramente tanto. Portamonete Miriam Biglioso su modello di X, che adoro. E quindi fotografie. Se vi è piaciuto il video, non vi dimenticate un pollicino, chiedetemi qualsiasi cosa, se avete dei dubbi, delle perplessità. Ci tengo a fare un'errata corrige, nel senso che io l'introduzione la registro prima del video. Ad un certo punto nel video parlo di trapezio isoscele. Ahimè, io andavo benissimo in geometria matematica, sono materie che adoravo proprio, le so tutte, però poi mo mi confondo con i nomi, cioè non praticandole. Quindi, quando dico trapezio isoscele, non ci fate caso, si tratta di parallelepipedo. Lo capirete più avanti nel video. Geometricamente si tratta di parallelepipedo, quindi... E niente, buona visione, pollicino se vi è piaciuto, e buona domenica e buona settimana di creatività, ragazzi. Un bacio, divertitevi, ciao! Ok, vado veloce perché si tratta di una cosa che mi avete già visto fare in TV da Anna, e quindi vabbè. Allora, uso sempre come base un sacchettone di quelli lunghi, quindi sacchettoni proprio da cestoni per l'immondizia, di quelli di tipo condominiale, ecco, per intenderci. In questo caso è celeste, ma si trovano giallini, neri. Non sottovalutate quelli neri, perché qualunque colore sul nero risalta alla grande. E lo ripiego su se stesso per tre volte, quindi uno e due, cioè sarebbero due volte, ma poi se ci fate caso è come se triplicassi lo strato del sacchetto. Il sacchetto non è stato aperto, è esattamente così come si ottiene una volta che si srotola. Lo srotolo dal resto dei sacchetti e lo lascio stare, e lo ripiego per tre volte su se stesso. Dopodiché, per dargli colore, prendo un altro sacchettino, in questo caso verde, ritaglio a caso tutta una serie di pezzettini, 4, 5, come vi pare. Potete anche metterci due colori o tre colori, ecco, da questo punto di vista questa è la parte decorativa della questione, per cui non abbiate paura di osare. Poi apro i pezzettini verdi che ho ritagliato, li accartoccio in maniera molto casuale e li vado ad appoggiare sul sacchettino celeste, che appunto mi funge da base, così, tutto in tinta con lo smalto, yeah yeah. Adesso, come vedete, questo verdino sembra quasi non risaltare troppo su questo celeste. Invece, siccome adesso ci sarà un processo di accartocciamento notevole per quanto riguarda proprio la plastica, questo lo dico per chi vede questa cosa per la prima volta, chiaramente, anche il colore subirà un aumento di intensità, e quindi si vedrà molto bene questo verde. Quando ho finito di disporre molto casualmente il secondo colore sulla mia base, vado a ricoprire il tutto con un altro foglio di carta forno, schiaccio bene e sto attenta che nulla sporga dai bordi, perché altrimenti si rovina asse da stiro e ferro da stiro. Ok, a questo punto siamo pronti per stirare. Ferro da stiro deve stare poco sotto il massimo, quindi temperatura bella calda, ma non il massimo. Farete dei tentativi chiaramente per capire
come si comporta, ecco, il vostro ferro da stiro, perché naturalmente non tutti i ferri sono uguali. Poi io spingo sempre un pochino, vi accorgerete dalla carta forno, vi inizierete a vedere che il lavoro si restringe un pochettino e si accartoccia anche un pochetto, ed è proprio quello che dobbiamo ottenere, perché otterremo appunto una tela semirigida sulla quale poter lavorare in mille mila modi diversi. Infatti quello di oggi è un modo, quello che vi propongo oggi, però sono certa che questo materiale rispunterà anche altre volte, perché è un materiale troppo ghiotto, cioè è uno di quei materiali che davvero io considero ghiotti, nel senso che trovo che ci siano una marea di cose inesauribili da realizzare con questo materiale qui, che peraltro è veramente povero. Non si tratta di riuso nel vero senso della parola, perché non è che vada a usare i sacchetti per l'immondizia usati, però si tratta davvero di una trasformazione di cosine che costano proprio poco. Un rotolo di 25 sacchettini verdi io l'ho pagato 50 centesimi. Ok, giro e vado a stirare anche il retro, con lo stesso criterio, spingendo bene, muovendomi spesso e senza restare troppo ferma in un punto, un po' come quando stiriamo i panni normalmente. È chiaro che se ci si sofferma troppo in un punto si rischia che quel punto si bruci, e quindi ci siamo. Vediamo un po', sono abbastanza soddisfatta. Vediamo un po'. Eccoci qua, guardate il verde, a proposito di quel che vi dicevo. Adesso scotta ancora un pochettino, ma tranquilli che tra circa 2 secondi si può maneggiare e si può iniziare a ritagliare quello che ci serve. E quindi niente, ci vediamo poi dopo in laboratorio, per dare il via al tutorial vero e proprio. Eccoci tornati in laboratorio, belli. Allora, vi faccio prima di tutto vedere come si fa la dima del lavoro che vi propongo oggi, perché se vi dico scaricate la foto e poi la stampate, eccetera eccetera, insomma a me sembra più utile insegnarvi come ho fatto a realizzare questa dima. Questa dima, se ci fate caso, questo carta modello, chiamatelo come vi pare, è costituito da 4 triangoli equilateri, più o meno equilateri, ma comunque va benissimo così, fidatevi. Allora, 1, 2, 3, 4, collegati tra di loro in questo modo. Quindi in realtà si tratta di un trapezio isoscele, va bene, però ecco, sono 4 triangoli equilateri, per cui si parte dalla costruzione geometrica su un normalissimo quaderno a quadretti di uno di questi 4 triangoli, in modo tale poi da ricavare gli altri 3. Allora, io ho usato un quaderno a quadretti grandi, ci sono solo di 2 tipi, piccoli e grandi. Usate quello a quadretti grandi, perché ogni quadretto grande corrisponde esattamente a 0,5 centimetro, quindi 2 quadratini corrispondono ad 1 centimetro. E quindi, guardate cosa ho scritto, abbiamo la base di 10 centimetri, che corrispondono quindi a 20 quadretti. L'altezza del triangolo è di 8,5 centimetri, che corrispondono a 17 quadretti. Tirate il puntino dell'altezza dopo aver disegnato la base e appunto poi tracciatevi il quadrato e il terzo lato del triangolo. Appunto, poi in alternativa, appunto, le due basi del trapezio misureranno quindi 20 cm e 20 cm, e questi non sono altro che 2 lati dei triangoli. Però è importante che li disegnate tutti e 4 i triangoli, perché il segno dei 4 triangoli corrisponde poi alle piegature che andremo a realizzare per il nostro portaspicci. Ok, lo sovrapponiamo su ciò che abbiamo stirato precedentemente. Poi io sono abbastanza allenatina e quindi vado così, nel senso che mi tengo ferma il cartamodello e poi ritaglio. Vi consiglio, se siete alle prime armi, magari non avete un buon colpo d'occhio e non riuscite a stare ben fermi, di posizionare il cartamodello
sulla vostra tela di plastica, prendere il righello, un pennarello e tracciare il contorno di questo trapezio formato, ripetiamo, da 4 triangoli equilateri. Allora, ci siamo quasi. Dunque, ora non ci serve più il cartamodello e guardate come andiamo a piegare la strutturina del nostro portamonete. Giriamo, quindi questo è il lato celeste appunto del sacchetto che avete visto prima. Prendiamo i due spigoli più vicini fra di loro, come vedete questo e questo fra di loro sono molto lontani, questi due invece sono vicini, li prendiamo e li andiamo ad unire così, ok? Spigolino contro spigolino e pieghiamo. Dopodiché giriamo e pieghiamo in questo modo. Dopodiché giriamo e pieghiamo in questo modo. E adesso se riapriamo, praticamente tutto pronto, abbiamo riprodotto piegando ciò che avevamo disegnato sul cartamodello. Adesso, prima di attaccare i bottoni, faccio vedere un prodottino molto molto carino che ho comprato anni fa. Ci andiamo con le forbici a stondare i 4 spigolini. Potete anche non farlo, però a me piace molto di più. Piace molto di più che nell'apertura l'angolino sia tondo e non a punta. È un fatto di gusti, eh. Se vi piace a punta, lasciatelo a punta, ci mancherebbe altro. Non è di certo questa una cosa funzionale. Ok, allora, richiudiamo un attimo il tutto. Adesso si tratta di chiudere ed aprire qualche volta. Allora, questa sarà una delle due taschine e questa sarà l'altra taschina. Come prima cosa, prendiamo la nostra fustellatrice e andiamo ad effettuare un foro su una delle nostre due pattine delle taschine. Allora, centrandolo bene, adesso guardate cosa ci infiliamo. Praticamente, guardate quanti bei bottoncini. Questi sono bottoncini come se fossero gli automatici di metallo che si usano per la lavorazione del cuoio e che si attaccano anche i calzolai, e li attaccano proprio con un torchiettino di metallo. Invece questi qui sono di plastica. Ti arriva il pacchettino con tutti i colori, un sacco di colori, e ti arriva poi questa pinza che serve appunto per applicarli. E l'ho pagato pochissimo, cioè poco per essere una cosa così, così bella, così funzionale. Devo andare a cercare il link di Amazon perché l'ho presi su Amazon. Se vi interessa fatemelo sapere che lo vado a cercare. Quindi prendo un bottoncino che stia bene con la tinta. Io sapete che amo i contrasti, ma in effetti questa cosina mi piace. Richiudo il lavoro, guardate, e prima di fissare il tutto con la pinza io mi poggio un attimo così. Così è tirata al massimo proprio il triangolo, è tutto quanto molto molto tirato. E dato che dovrà essere un contenitore questo qui, io adesso cosa faccio? Mi sposto un pochettino dal punto in cui è tirato di più, spingo il mio bottoncino in modo da lasciare un buchino, eccolo qua, per andare ad effettuare un altro foro con la fustellatrice, in modo che ci sia il giusto margine per fare in modo che sia un contenitore, per quanto piccolino, abbastanza capiente naturalmente, altrimenti insomma se fosse proprio tutto tiratissimo le monetine c'entrerebbero a fatica, fidatevi, insomma, perché è una cosa sperimentata. Quindi abbiamo buchino 1 e buchino 2 per la prima chiusura. Infilo il mio bottoncino, che appunto è bicomponente, infilo la parte femmina dalla parte sotto, vi mostro come si utilizza questa pinza perché, ripeto, trovo che sia veramente utile anche per applicare questi bottoncini sulla stoffa, tra l'altro. Faccio praticamente aderire bene la parte superiore del bottoncino con questa parte nera della pinza per chiudere. Faccio un attimo di attenzione e controllo che sia tutto ben centrato,
e poi con l'aiuto di tutte e due le mani spingo bene. Bisogna esercitare un pochettino di forza, però poi le due parti sono fissate. Andiamo di qua e ci fissiamo invece, qui ci ho fissato la femmina, ci fissiamo il maschio, ecco, senza fare errori però, perché deve essere fatto esattamente al contrario, altrimenti non si chiude. Ok, stesso procedimento, quindi sempre con la pinza magica. Faccio aderire bene, la centro bene e spingo con due mani. Ok, controlliamo se si chiude. Ecco qua, fissato il primo angolino. Ora bisogna fare la stessa operazione dalla parte opposta, esattamente come abbiamo appena fatto, ma ve lo faccio rivedere, tanto sono solo due bottoncini. Vado ad effettuare un foro con la fustellatrice. Frida ha visto un gatto. Andare a vivere in campagna c'è in selvatichiti tutti. Ok, metto sempre come prima cosa il bottoncino con la punta, senza fissare niente, in modo tale che posso tracciare, spingere per lasciare il segnetto un po' più sopra, mantenendo tutto un pochino blando. Così, fatto il buchino anche qui, mi riapro tutto e vado ad effettuare il forellino con la fustellatrice, naturalmente anche in prossimità di questo segnettino. La miseria. Venuto gigante. Ok, e poi vado avanti con la pinza, così, femmina, pinza magica, così non vedete niente, ma è l'unica posizione in cui posso mettermi, pardon. Andiamo a fare la stessa cosa anche di qui. Okay. Pinza magica, centriamo bene il tutto. Okay. E spingo. Ora controlliamo che si chiuda bene tutto. Olè. E olè. E il vostro portamonete unisex è finito e vi assicuro che è veramente veramente molto capiente, ma davvero lo è, eh? Cioè adesso io qua non c'ho monetine per adesso, ci metto i sacchettini nei bottoncini per esempio, erano pieni, tiro bene, sono morbidi tanto, ecco qua. E ovviamente può essere un contenitore destinato ad un sacco di cose. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Vi ricordo ragazzi, però ecco, non l'ho detto, scusate, portate pazienza, che se non avete a disposizione in questo momento questi bottoni automatici, che vi consiglio di comprare però perché sono veramente fantastici, chiaramente vi basterà applicare in questo punto e in questo punto del velcro adesivo tagliato magari di forma tondeggiante. Del velcro adesivo, l'adesivo del velcro è davvero potentissimo e si applica benissimo su questo materiale perché comunque è plastico, quindi in alternativa vi consiglio del velcro adesivo e praticamente il vostro portamonete sarà tranquillamente utilizzabile. Se ci mettete del velcro adesivo potete poi incollare da questa parte, non so, un bottoncino, una perlina, ce la potete cucire, quantomeno per dare una piccola idea di
di apertura per abbellire un pochettino. Non ci sono limiti alla fantasia per quanto riguarda tutte le decorazioni del caso, però sappiate che una cosa del genere con del velcro adesivo viene fuori comunque perfettamente. Quindi se il video vi è piaciuto mettete il solito pollicino, che io sono tanto tanto felice, e condividetelo se vi va e mandatemi le foto se provate a fare anche questo progettino, mandatemele perché io lo adoro e lo sto usando tantissimo, da un sacco di tempo fra l'altro. Un bacione e buona settimana di creatività, ragazzi, ciao!